A Willow Coffee trovi cialde e capsule compatibili con vari sistemi, macchine da caffè, aromatizzati, marmellate e succhi di frutta bio, biscotti artigianali ed in esclusiva la cioccolata militare. Willow Coffee è a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto 136. Si inaugura oggi la rubrica La voce della strada, con la quale i cittadini potranno liberamente denunciare un fatto, fare una segnalazione, presentare un problema all'attenzione di chi ci segue. Per la rubrica La voce della strada siamo con Antonello Salsano, padre di Lucio, ragazzo di 12 anni, affetto da patologie che ricadono nello spettro autistico. Antonello, da padre, ha avuto un'esperienza, diciamo tra virgolette, negativa con la nostra famiglia, struttura che ha seguito per diversi anni il figlio. Vuoi raccontarci cosa è successo? Buongiorno. Allora, mio figlio, come ha detto Gianluca, è affetto da disturbi che ricadono nello spettro autistico. È in trattamento da un bel po' di anni con la nostra famiglia, ha iniziato quando c'era il dottore D'Arienzo, che era il direttore sanitario, ed è stato affidato a professionisti davvero molto capaci che lo hanno portato fino a qualche anno fa. Poi il dottore D'Arienzo è andato via dalla nostra famiglia e da quel momento ci sono stati dei grossi problemi di gestione degli utenti e sono a conoscenza di tanti ragazzi che hanno dovuto cambiare centro per motivi non ben specificati dalla nostra famiglia, ed è capitato anche a mio figlio già dallo scorso anno, in realtà, quando al termine della proroga ci siamo incontrati con i medici della nostra famiglia e hanno deciso che lui non aveva più possibilità di migliorare nella loro struttura e mi consigliavano di effettuare un trattamento EBA perché l'orario era maggiore e quindi avrebbe potuto, secondo la loro opinione, avere dei benefici. Allora, io per lavoro sono un fisioterapista, quindi sono a conoscenza delle possibilità e delle capacità che può mettere in campo mio figlio e anche delle modalità con cui vengono effettuati questi trattamenti. E quindi, diciamo, ho un po' insistito anche con l'appoggio dell'ASL perché mio figlio continuasse il trattamento in semiconvitto. L'anno scorso è stata fatta una pratica di 6 mesi ed è stato con un doppio accesso tenuto per 2 giorni alla settimana mio figlio in trattamento, affidato al suo terapista occupazionale Olindo, una persona molto capace. Quest'anno invece, alla proroga successiva, mi è stato detto che loro non avevano possibilità di inserire mio figlio in un gruppo al suo livello di semiconvitto e che quindi non potevano accettare la prescrizione fatta dalla dottoressa senatore della neuropsichiatria infantile di Cava perché non era nelle loro possibilità. Mio figlio ha 12 anni e tra un anno e mezzo circa avrebbe avuto dal progetto EBA soltanto 6 ore al mese e quindi praticamente una quota molto molto bassa per poter avere degli effetti. Da questo momento in poi praticamente l'ASL si è irrigidita e ha preteso per iscritto le motivazioni di questa dimissione che loro hanno puntualmente messo per iscritto, e quindi adesso mio figlio si trova senza trattamento. Ovviamente io mi sono rivolto anche ad altri centri, però c'è una lista d'attesa che va dai 6-7 mesi più o meno, e quindi al momento siamo senza trattamento. Cioè, la questione è quella che, in effetti, al di là di tutte queste problematiche che lei ha accennato, 12 anni è un'età un po' precoce per non essere più seguiti, vista la situazione. Sicuramente è un'età nella quale c'è necessità di seguire. Poi mio figlio adesso ha iniziato, anche sul loro suggerimento e con il parere favorevole della neuropsichiatria infantile, un trattamento con un antipsicotico. Assumeva già un neuroleptico e adesso è passato a questo antipsicotico. Quindi le sue, diciamo, reazioni sono state già calmierate da questo farmaco. E l'età
è quella in cui loro avrebbero potuto tranquillamente continuare questo tipo di trattamento. Quindi se mi pare di capire che adesso la terapia farmacologica non si affianca più alla riabilitazione, è così? Esattamente, sì. Lui ha soltanto un trattamento farmacologico e non ha più possibilità di effettuare questo trattamento riabilitativo che peraltro presso altri centri porterebbe ad iniziarlo perlomeno tra 6-7 mesi. Allora, per concludere, qual è lo spirito di questa sua denuncia, tra virgolette? Quella di informare la cittadinanza della possibilità che questa situazione possa ripetersi? Sicuramente, poiché Cava è purtroppo un centro che ha avuto sempre nella nostra famiglia un riferimento enorme, adesso si trova un po' spesata perché parecchi altri ragazzi che con mio figlio erano in trattamento hanno dovuto cambiare centro. E purtroppo è una situazione che crea problemi perché a Cava dei Tirreni sono ben pochi centri attrezzati per poter effettuare questo tipo di trattamento e siamo un po' lasciati alla mercé del nulla praticamente, quindi volevo semplicemente portare a conoscenza della cittadinanza di Cava e delle autorità cavesi che il trattamento è stato interrotto e che comunque Cava ha questo grosso problema.